Bene, un anno fa io ero a Montesilvano e la situazione in Italia era direi migliore di quella attuale. Abbiamo un anno di governo, abbiamo un anno di percorso di PDL e Lega e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto le nostre città più sicure, abbiamo visto le piccole imprese proteste di fronte a una crisi devastante, abbiamo visto più moralità della politica, abbiamo visto un popolo e uno Stato che stanno uscendo dalla crisi per avviarsi verso una rinascita, oppure stiamo assistendo all'ultimo capitolo di un governo, ma forse anche di un sistema che non ha più le armi per difendersi a un'anarchia che colpisce nei quartieri di Montesilvano, ma che colpisce anche Piazza Affari, le borse e dove si giocano i grandi percorsi della finanza. Bene, è evidente che in questo momento in Italia non comanda più nessuno, o meglio, sì, qualcuno comanda, e la BCE e Draghi sono coloro che scrivono nel momento in cui si allarga lo spread, quindi dobbiamo impararci queste parole che ci arrivano e ci danno le spiegazioni loro stessi, si allarga lo spread e arriva la lettera dalla Banca Centrale Europea a firma di Draghi, che non è ancora il Presidente, a Berlusconi dicendo: vogliamo due cose, la fine del sistema pensionistico in Italia e la fine dell'articolo 18. E allora ci chiediamo, caro Forconi, com'è possibile che qualcuno comandi a Montesilvano quando nessuno comanda a Roma? Com'è possibile parlare di politica in modo dinamico quando assistiamo allo spettacolo indecoroso di due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, che rispetto a questa drammatica crisi dicono esattamente le stesse cose? O forse, per essere giusti, di fronte a uno sfragamento del centrodestra e del governo, abbiamo un centrosinistra che dice effettivamente qualcosa. Con le parole di Prodi dice: attenzione, dobbiamo urgentemente pagare questo debito e pertanto dobbiamo vendere Poste Italiane, Finmeccanica, Eni e l'oro d'Italia. E questi sono gli ultimi gioielli nelle nostre casse. E allora l'unico percorso possibile in questo momento diventa quello di Forza Nuova, che è semplicemente la rivoluzione. Il 29 e il 28 d'ottobre noi metteremo in scena in differenti parti d'Italia, ma soprattutto a Roma, manifestazioni e atti simbolici importanti per far capire una cosa, che rispetto a questa gravissima crisi Forza Nuova ha le idee chiarissime. Il fatto che le televisioni e i talk show non parlino di Forza Nuova è evidente il perché. Perché se dicessero quello che noi vogliamo dire al popolo, improvvisamente si creerebbe una simbiosi fra un movimento che ha sempre detto le cose in modo chiaro e un popolo che non ce la fa più. Ebbene, le cose che noi diciamo rispetto alla crisi economica sono di una semplicità estrema. 1. Il debito non si paga. 2. Lo Stato deve emettere denaro in un atto di libertà. Una libertà che abbiamo perso nel momento in cui lo Stato italiano e gli Stati europei hanno dato alle banche prima nazionali e alla Banca Centrale Europea questa facoltà che non gli compete. Quando dicono che in Italia l'Italia ha un debito di 2.000 miliardi di euro, ricordatevi una cosa, che a parte i 200 miliardi di euro che effettivamente vengono dagli italiani che hanno prestato questo denaro per prendere i post, gli altri 1.800 miliardi è denaro creato dal nulla, da una banda di criminali che stanno assoggettando in questo modo tutti i popoli. E allora qualcuno potrà dire:
bene, ma questa è una cosa che dice solamente Forza Nuova. No, non la dice solamente Forza Nuova. La dice ad esempio un popolo coraggioso in Nord Europa, il popolo islandese, che improvvisamente ha detto. Noi il debito non lo paghiamo, i banchieri devono andare in carcere, dobbiamo tornare alla nostra economia tradizionale. Ed è esattamente quello che noi stiamo dicendo oggi. Ed è esattamente quello che anche gente che era di sinistra inizia a scoprire. E tanta la gente, grazie al nostro sforzo, grazie anche alla potenza di internet, che sta scoprendo con chiarezza quello che un vostro concittadino abruzzese, Giacinto Auriti, come un profeta, declamò negli ultimi 10-15 anni della sua vita. Qui il bunkerismo esiste, seguendo le tracce di Ezra Pound, che i politici sono i camerieri dei banchieri. E che c'è questo sistema, questo meccanismo che ha imprigionato tutti i popoli e che vuole che un pugno di banchieri a livello internazionale stampi il denaro e lo dia in prestito ai popoli senza che questo denaro esista. Ebbene, se ci facessero dire questo nelle televisioni o di fronte ai grandi mass media, evidentemente il popolo si renderebbe conto di aver subito una grande truffa. E allora, se dal punto di vista economico chi ci governa non sa dove andare, anzi sa solamente una cosa, che il viatico, il percorso che sta percorrendo va verso un muro, verso una crisi che sarà decisa non da Berlusconi, non da Draghi, ma da alcuni finanzieri che a livello internazionale a un certo punto diranno: bene, è il momento di colpire in modo definitivo l'Italia. Ma perché abbiamo perso la nostra libertà? Perché i nostri destini sono decisi in qualche oscura camera di Wall Street o di Tel Aviv? Spiegateci qual è il momento in cui noi abbiamo perso le nostre libertà. In questo momento Forza Nuova è l'unico partito, è l'unico movimento che vi dice la verità. Ma sul punto dell'immigrazione. Ebbene, Marco Forconi ha parlato molto chiaro. Ha detto in realtà quello che forse il 70% dei cittadini montesilvano sanno perfettamente, che ci sono le mafie dei Rom, che c'è una conquista continua territoriale da parte di questi gruppi. Ma io vi dico, com'è possibile che il governo o chi rappresenta questo governo possa risolvere questo problema quando in 50 anni, in 60 anni non hanno intaccato assolutamente il potere delle mafie? E questa è la domanda che noi poniamo al nostro popolo. E anche lì la risposta è semplice, serve una risposta radicale, serve la militarizzazione delle zone dove governa la mafia. Che venga reciso quel legame fra politici e mafie, che è un legame costante, che vede ministri collegati alla mafia, capi di partito collegati alle mafie, esponenti importantissimi delle politiche regionali inquisiti per mafia. Ma allora come pretendiamo di risolvere il problema della nuova mafia Roma a Montesilvano quando chi ci governa è un pugno di mafiosi? Potrà far nulla con gli indignados, con quelli che non hanno con chiarezza nel loro cervello chi è il nemico, chi è l'avversario e qual è il problema. Sul tema immigrazione, nel lontano 1997, noi dicemmo due cose estremamente semplici: blocco dell'immigrazione, inizio di un umano rimpatrio e attenzione massima al continente africano da parte degli europei. Perché o gli europei mettono ordine nel continente africano o siamo destinati a ricevere un'esplosione di disordine nel nostro continente grazie all'invasione dell'Africa. Ed è quello che abbiamo visto quest'anno a Lampedusa. Io ho visto di fronte a me, su un balcone di una casa di Lampedusa, un panorama
che era schiacciante nella sua simbolicità, un'isola totalmente africana. 5.000 persone venute dall'Africa nel momento in cui c'erano 5.000 lampedusani. E se non fosse stato per l'impegno profuso da Forza Nuova e dai suoi militanti, che sono andati lì costantemente e hanno organizzato il popolo nel momento in cui si doveva impedire l'installamento della tendopoli, o nel momento in cui si doveva impedire l'attracco di ulteriori barconi, o poche settimane fa, nel momento in cui si doveva impedire che alcuni tunisini mettessero a fuoco un distributore di benzina, se non fosse stato per Forza Nuova, quell'isola sarebbe stata distrutta da un'invasione assurda e criminale, ma criminale non tanto dei tunisini, criminale di chi l'ha permessa, del ministro degli interni che l'ha permessa. E allora due parole a proposito della Lega, anche se qui può non essere interessante, perché qui la Lega non ha mai conosciuto una forza elettorale politica, ma è evidente una cosa, che questo partito ha ingannato il popolo italiano, perché se questo partito è forte in Lombardia o è forte in Veneto, in quelle città dove nelle scuole dei nostri figli c'è il 60 o il 70% di immigrati, qua c'è qualcosa che non va, qua c'è una promessa che non è stata mantenuta o qualcosa che non abbiamo capito. Il dato concreto è che la Lega ha fallito. E allora il nostro impegno, grazie a Dio, è nelle regioni del nord, nelle regioni del sud, con presidi, manifestazione. A Palermo, all'inizio di novembre, terremo un'importantissima manifestazione, una manifestazione contro la mafia, contro il racket dell'usura, e avremo con noi, con Forza Nuova, tre esponenti politici, e lo dico con orgoglio, che erano comunisti. Uno, Gioacchino Basile, sindacalista, operaio, capo dei sindacalisti del porto, fino a quando si è reso conto che anche il Partito Comunista lì era colluso con la mafia. Oggi gira con la scorta, anzi, fino a ieri girava con la scorta. E guarda caso, nel momento in cui annuncia che è candidato sindaco per Forza Nuova, la scorta gli viene tolta. E il numero due a questo... L'altro oratore a questo convegno sarà Frediano Manzi, ex Rifondazione Comunista, uno che ha sempre creduto non tanto nel comunismo, nessuno crede nel comunismo, ma in una battaglia sociale contro l'usura e contro i racket mafiosi nel nord. Ed è stato lui per primo a dirci una cosa che effettivamente noi non conoscevamo, e cioè che la Lombardia è stata invasa dal potere mafioso. E lui ha subito minacce, attentati alla vita, ma soprattutto è stato ostracizzato dalla politica finché non è venuto in suo soccorso con umiltà il movimento di Forza Nuova. E in quel momento lui si è sentito effettivamente, e l'ha dichiarato a tutti, che nel momento in cui aveva lanciato un appello contro la mafia e contro l'usura, un solo partito aveva risposto: Forza Nuova. E il terzo esponente, ex di sinistra, Paolo Ferraro, un magistrato, fino a poco tempo fa un magistrato impegnato anche politicamente a sinistra, finché non si è imbattuto in una cospirazione di stampo massonico che è andato a indagare, che ha trovato i collegamenti, con i quali ha trovato collegamenti con ambienti addirittura che avevano commesso omicidi, e in quel momento questo magistrato è stato ritenuto pazzo, e sicuramente anche lui poteva presto finire sotto una macchina finché non è intervenuta in suo aiuto con umiltà Forza Nuova. E allora noi vedremo a Palermo, e non è un caso la città che abbiamo scelto, un parterre importante composto da oratori di Forza Nuova
ma importanti e coraggiosi esponenti della società civile che ha creduto in un mondo, la sinistra, che ha fallito totalmente su quei grandi temi. Ma poi ci troveremo a Roma il 29 d'ottobre, anzi il 28 e il 29 ottobre, con importanti manifestazioni che faranno vedere che non c'è altro movimento contro le banche e contro lo slitolamento finanziario che Forza Nuova. Perché abbiamo un progetto, perché abbiamo una dottrina ben chiara, perché abbiamo sempre lottato con questo potere mafioso anch'esso della finanza e perché sappiamo la soluzione, e la ripeto, il debito non si paga, lo Stato deve stampare denaro. E allora il mio questa sera è anche un augurio ai nostri militanti, ai nostri combattenti, a Marco Porconi che si presenta per questa città ed è l'unica speranza di questa città, come a Luigi Marcolongo che è l'unica speranza di Atessa ed è l'unico che ha fatto qualche cosa per quella cittadina che sarebbe stata destinata a essere un museo post-industriale. Bene, Forza Nuova è presente in Abruzzo, Forza Nuova è presente in Sicilia dove si combatte la mafia, Forza Nuova è presente in Lombardia e in Veneto dove si combatte l'immigrazione, Forza Nuova è presente a Roma dove si combattono tutte le battaglie in sintesi. Ed è per questo che noi possiamo dire oggi, con fermezza e con chiarezza, che Forza Nuova è l'ultima speranza per l'Italia. Viva